Ciao a tutti, oggi mi sono innamorata. Di chi? Di che cosa? Della mia bellissima città, di Cagliari. Vi ricordate, io vi parlo sempre della mia splendida città. Ed eccola qua. E oggi penso al bellissimo fine settimana che ho passato nella mia splendida città. E voi? Che cosa avete fatto il fine settimana, il weekend? E tu che cosa hai fatto il fine settimana? Che cosa hai fatto il fine settimana è il titolo della lezione 21 del corso One World Italiano Video. Bene, che cosa impariamo oggi? Tante belle cose. Prima di tutto avete l'occasione di vedere un pezzo della mia splendida città. Io parlo sempre di Cagliari e adesso la vedete. Per me è fantastica. E due, cosa molto 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 importante, altrettanto importante, è impariamo a raccontare un fine settimana e altri eventi passati, quindi non soltanto che cosa facciamo di solito, ma che cosa abbiamo fatto. È un grande traguardo. Allora ragazzi, inizio io a raccontare il mio splendido fine settimana. Bene, venerdì sera sono uscita, sono andata in piazza Ienne, vi ricordate, io vi parlo sempre di Cagliari, sono andata in piazza Ienne e lì ho incontrato degli amici e siamo andati a prendere un aperitivo in un bar, poi abbiamo mangiato al ristorante e poi abbiamo fatto una passeggiata in centro. Dopo abbiamo ordinato qualcosa da bere in un altro bar, sì. È stato un bel venerdì sera. In estate poi c'è sempre tanta gente qui al centro ed è molto bello. E poi sabato, ieri, sono arrivati dei miei cari amici stranieri. È arrivato Mark dall'Inghilterra, è arrivata Erika dalla Polonia e sono arrivate due mie amiche francesi, Anne e Sophie, sì, dalla Francia, e poi sono stati davvero tanto carini. Da loro ho ricevuto tanti regali, per esempio da Mark ho ricevuto una scatola di tè inglese, ho ricevuto una bottiglia di vodka polacca da Erika e ho ricevuto dei profumi dalle amiche francesi. Grazie ragazzi. Bene, abbiamo fatto un bel giro di Cagliari, il centro storico e tante cose. Abbiamo iniziato la passeggiata alle 10 di mattina e abbiamo finito alle 6 di sera. Ma abbiamo visto tante cose. Abbiamo visto la cattedrale, che è questa qui, è bellissima. Abbiamo visto la Torre dell'Elefante, è stupenda. Abbiamo visto il Bastione, tante 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 altre cose. Sono stati contentissimi e anche io sono stata contentissima. Bene, poi però abbiamo continuato la giornata. Dopo siamo andati a mangiare al ristorante, abbiamo mangiato in un buon ristorante e poi siamo andati anche a ballare. Infatti ragazzi, ve lo confesso, sono stanchissima perché siamo tornati a casa molto tardi. Infatti io ho bisogno di un caffè e di una siesta. Però prima di andare a dormire, vediamo che cosa abbiamo imparato oggi. Tante tante belle cose. Bene, prima di tutto, finalmente, finalmente, finalmente possiamo, come ho già detto, raccontare eventi passati. Possiamo dire che cosa abbiamo fatto ieri, che cosa abbiamo fatto poco fa, che cosa abbiamo fatto la settimana scorsa, il mese scorso, l'altro giorno. Quindi non diciamo soltanto che cosa facciamo di solito, ma tutto quello che abbiamo fatto prima, l'altro giorno, ieri e anche l'anno scorso. Benissimo. Quindi per questo noi usiamo il passato prossimo che adesso vediamo. Poi rivediamo come sempre tante 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 preposizioni e rivedete ragazzi le lezioni numero 12, le lezioni numero 12, numero 13 e numero 14. Perfetto, perché ci sono tanti esempi ancora di preposizioni, per esempio con orari. Abbiamo iniziato alle 10, abbiamo finito alle 6, se abbiamo usato preposizioni semplici e articolate. Rivedetele tutte, per favore. Però
oggi ci concentriamo sul passato prossimo. Come formiamo il passato prossimo? Abbiamo due verbi ausiliari che conoscete bene, 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 bene. Rivedete la lezione 1 e la lezione 2, ma in realtà questa è la lezione 21 e dovreste conoscere bene i verbi al presente indicativo essere e avere, quindi non li ripeto, al massimo andate a rivedere le prime due lezioni. Quindi abbiamo due ausiliari, essere e avere, e poi un participio passato. Per esempio, un esempio con l'ausiliare avere. Abbiamo ordinato da bere. Abbiamo ausiliare avere, ordinato, participio passato. Oppure col verbo essere, sono andata in centro. Sono ausiliare essere, andata, participio passato del verbo andare. Questi participi passati, come facciamo a costruire questi participi passati? Per adesso vediamo solo i participi passati regolari, ok? Per esempio, incontrare. Io ho detto, ho incontrato gli amici in piazza Yen. Quindi i verbi col participio passato regolare, che finiscono con are, il participio passato finisce con ato, quindi are ato. Io ho detto che ho ricevuto dei regali dagli amici stranieri, quindi ricevere, ricevuto. I verbi regolari con participio passato regolari che terminano con ere hanno il participio passato che termina in uto. Abbiamo finito il giro alle 6, quindi buona notizia, perché i verbi che terminano in ire, sia quelli che si coniugano come finire che quelli come dormire, hanno il participio passato in ito. Per esempio, ho dormito poche ore. Va bene? Questi sono i participi passati regolari. Areato, ere, uto, ire, ito. Adesso vediamo degli esempi. Mi metto qua. Degli esempi. Prima con l'ausiliare avere e poi con l'ausiliare essere. Bene, abbiamo ordinato da bere noi, un gruppo di ragazzi e ragazze. Io, Veronica, femminile singolare, ho ricevuto dei regali. Noi abbiamo, sempre plurale, maschile plurale, abbiamo finito alle 18, è maschile e femminile, plurale però è come se fosse solo maschile. Ho dormito poco, io, è femminile singolare. Esempi con essere invece. Io, Veronica, femminile singolare, sono andata in centro. Le ragazze, femminile plurale, sono arrivate dalla Francia. Mark, maschile singolare, è arrivato dall'Inghilterra. Noi gruppo misto maschile plurale di uomini e donne, siamo andati in centro, ok? Che cosa trovate di diverso tra gli esempi con l'ausiliare avere e con l'ausiliare essere? Bravissimi, bravi, vedo che siete attenti. Siete molto attenti, perché vediamo che quando abbiamo l'ausiliare avere, il participio passato non cambia, finisce sempre con ho, ordinato, ricevuto, finito, dormito, ok? Invece quando abbiamo l'ausiliare essere, il participio passato cambia a seconda del soggetto. Quindi Veronica, femminile singolare, io sono andata. Le ragazze, femminile plurale, loro sono andate. Mark, maschile singolare, è andato. E noi siamo andati perché eravamo tutte ragazze, ma c'era Mark che era un maschietto. E quindi noi siamo andati, diventa maschile plurale. Benissimo, questo è il passato prossimo. Qui abbiamo imparato tante parole nuove, tante cose, come sempre, tante espressioni. Bene, voi vi chiedete come facciamo a sapere se dobbiamo usare l'ausiliare avere o l'ausiliare essere? La risposta è non ve lo dico, perché prima di tutto che per oggi va bene così, altrimenti è troppo.
Seconda cosa, io ho bisogno della mia siesta. Quindi ora vado a dormire, noi ci vediamo alla prossima lezione con One World Italiano Video. Continuate a seguirmi su www.oneworlditaliano.com. Tanti saluti da Cagliari, ciao a tutti e a presto e arrivederci, ciao!